È appena finito il Festival del giornalismo, vogliamo raccogliere le impressioni a caldo di questa manifestazione, di chi ha lavorato da dentro. Sì, l'organizzazione è stata difficile, abbiamo comunque dovuto gestire un bel po' di persone, però alla fine è stato bello, è stato interessante e siamo venuti comunque a contatto con un bel po' di gente anche di un calibro abbastanza importante, quindi siamo contenti e soddisfatti, anche se è stancante, però è stato bello. Quali sono state le difficoltà più ardue da superare? Ma forse un po' all'inizio, giusto appunto per capire un po' le persone che sono arrivate e quindi gestire la massa, però alla fine è andato tutto bene. Come sei riuscita a fotografare tutto quello che c'era da fotografare in questi 3 giorni? Ci vorrebbe il dono dell'ubiquità, però effettivamente a parte me c'è stato un altro ragazzo, sempre fotografo ufficiale degli Youth Media Days, che si chiama Paolo, che in questo momento non c'è. Comunque noi siamo riusciti, diciamo salendo tra qui su, a fare foto allo staff, a fare foto a tutti gli ospiti, ai panel, siamo andati negli atelier creativi. È stato un lavoro molto impegnativo e soprattutto molto dinamico, però alla fine siamo riusciti a fare un bel lavoro e poi lo vedrete dal sito. Volevo un po' fare un passo indietro e sentire dai vostri racconti un po' come è stata l'organizzazione precedente per arrivare a questi 3 giorni. Precedentemente diciamo se ne sono occupate altre persone, credo che comunque il lavoro sia stato appunto soprattutto quello dei mesi precedenti, quindi a livello anche di permessi, anche diciamo essere ospitati qui è stato diciamo comunque lungo come percorso, però alla fine insomma siamo stati tutti soddisfatti, sia coloro che hanno partecipato ai lavori sia noi per l'organizzazione. Comunque è un lavoro sicuramente molto più duro quello della preparazione che poi dei reali giorni di lavoro. Siete la dimostrazione vivente che se c'è un'idea la si può realizzare. Sì. Totale autonomia. Sì. Perché mi sembra di aver capito, il vostro lavoro è stato totalmente volontario, mosso solo dalla passione. Solo dalla passione, che è quello che poi alla fine spinge tutto.